Bambino Gesù e Debri sono due strutture di livello internazionale, ambedue hanno una produzione scientifica di altissimo livello. Il Bambino Gesù ha un'attività clinica molto sviluppata, mentre Ebri ha soprattutto dei laboratori di ricerca. Anche noi facciamo ricerca, ovviamente, anche noi abbiamo dei laboratori, ma non possiamo completare, coprire tutte le possibili attività di ricerca. E quindi ecco la necessità di fare questo accordo che ci permetterà tra l'altro di concorrere assieme ai progetti di ricerca nazionali ed internazionali. In particolare nella ricerca che sarà la prima che faremo assieme, ci occuperemo soprattutto del tessuto cerebrale proveniente dalle attività di neurochirurgia, terapie neurochirurgiche delle epilessie resistenti, in cui dobbiamo asportare quella zona del cervello che causa dell'epilessia e da cui parte la crisi epilettica. Lo studio con la macchina che stiamo inaugurando in questi giorni ci permetterà di capire meglio come funziona questo tessuto cerebrale anomalo e soprattutto ci permetterà di capire perché non rispondono questi pazienti ai farmaci antiepilettici, che è il motivo fondamentale che li porta all'intervento chirurgico. Quali sono le novità di questa apparecchiatura o delle tecniche che noi riusciremo ad applicare con questa apparecchiatura che ci consentiranno studi fino ad oggi non possibili? Beh, in passato è chiaro che analizzavamo il tessuto cerebrale proveniente dagli interventi chirurgici, ma non poteva essere mantenuto in vita se non per poche ore. Quindi con questa macchina, con questo setup assolutamente di prima qualità, assolutamente all'avanguardia, riusciremo a poter mantenere in vivo questo tessuto per quasi 6 settimane. Questo ci permetterà di fare grandissimi studi, approfondire sicuramente in maniera molto dettagliata gli studi che vogliamo fare, e ci permetterà soprattutto di collaborare, fare una specie di network con quei pochi centri al mondo che hanno questa macchina e con cui possiamo collaborare.